Carlo Magno, nel pieno rispetto della tradizione franca, decise nell'806 di dividere il territorio dell'impero tra i suoi tre figli, Carlo, Ludovico il Pio e Pipino. La scomparsa precoce di due dei tre figli, Carlo e Pipino, fece sì che alla morte di Carlo Magno, avvenuta nell'814, Ludovico il Pio rimanesse l'unico erede. Uno dei primi atti di Ludovico il Pio fu la ricerca di una soluzione al problema della successione che in qualche modo preservasse l'unità dell'impero. Così, nell'817 egli emanò una disposizione, la cosiddetta Ordinatio Imperii, ordinamento dell'impero, con la quale proclamò unico successore il primogenito Lotario. Agli altri due figli, Pipino e Ludovico il Germanico, egli assegnò regni minori. Era un provvedimento contrario alla tradizione franca, per cui il regno veniva diviso in parti uguali tra i figli legittimi del re, come se si trattasse di una proprietà personale. Il quadro pensato da Ludovico il Pio andò in crisi quando la nascita di un ultimo figlio di seconde nozze, Carlo, lo costrinse a ridefinire l'assetto ereditario. Carlo fu inserito nel testamento e ricevette il regno di Alsazia, che faceva originariamente parte dei beni del primogenito e futuro imperatore Lotario. Si scatenò quindi una guerra tra il padre, Ludovico il Pio, e Lotario, che si vedeva privato di un territorio chiave. Il conflitto si protrasse anche dopo la morte di Ludovico il Pio e vide schierati, rispettivamente, Ludovico il Germanico e Carlo contro Lotario, che fu sconfitto a Fontenoy, nell'attuale Francia, nell'841. L'alleanza tra Ludovico il Germanico e Carlo fu formalizzata da un giuramento avvenuto a Strasburgo nell'842. Perché potesse essere inteso direttamente dai reciproci eserciti, il giuramento fu pronunciato da ognuno dei fratelli nella lingua dell'esercito dell'altro. Così Ludovico il Germanico giurò in lingua franca e Carlo il Calvo in lingua germanica. Le truppe, a loro volta, giurarono nella propria lingua di non dare aiuto al proprio re se questi non avesse rispettato i patti. Il giuramento di Strasburgo del 14 febbraio dell'842 è così considerato l'atto di nascita del volgare francese e di quello tedesco.